Continua il Festival del Giornalismo Culturale, 12ª edizione, nella Sala del Trono di Palazzo Ducale, ospite Donatella Di Pietrantonio, in collegamento anche Monica Maggioni. Tanto il pubblico partecipe in sala. Una lectio magistralis dal titolo La sceriffa e le altre, una riflessione in qualche modo sulla figura femminile ma anche su quella materna, possiamo dire. Sì, certo, la relazione madre-figlia ha sempre attraversato i miei libri, ma in questa lectio volevo anche un po' aprire alle altre figure femminili che ho trattato nei romanzi e che in qualche modo sono ispirate alle tante donne senza voce che ho conosciuto soprattutto nella mia infanzia e nella giovinezza. Tante le figure femminili dei suoi libri, ma un qualcosa che ritorna sono anche degli ambienti che possiamo definire in qualche modo rurali. Ha ricevuto il premio Frontino qui vicino, inoltre è stata ospite a Urbino e le città del libro e oggi torna per il Festival del Giornalismo Culturale. Un legame con questo territorio e questa città, cosa significa essere qui? Ma un piacere, un onore, sono molto legata alle Marche, ho presentato tante volte in tanti luoghi i miei libri nelle Marche, una regione comunque gemella o almeno cugina, quindi vengo sempre con molto piacere. Si parla di donne sotto diversi settori con un occhio molto variegato. Sì, è bene fare giornalismo, parlare di giornalismo, perché il giornalismo è inutile girarci attorno, è un settore che è in sofferenza. La rivoluzione digitale ha cambiato tutto, ha distrutto interi settori, diciamo, di mercato e produttivi, quindi dobbiamo discutere molto di come si faccia giornalismo oggi e dobbiamo discutere soprattutto di come si faccia giornalismo oggi al femminile. Non è una bella espressione, ma il ruolo che le donne hanno nel giornalismo, come lo hanno cambiato, come ancora non riescono a rivestire posti di potere. Infatti al centro delle riflessioni di questo festival ci sarà proprio questo: storie, esperienze di difficoltà di fare carriera e, una volta arrivati all'apice, come cambiare questo settore. Si continua con questo calendario intenso, tantissimi gli spunti, al centro sempre la figura femminile, stanno venendo fuori veramente fermenti, considerazioni, tanto l'interesse. Sì, davvero, stiamo imparando tante cose, ogni ospite ha una visione bella, interessante e importante del mondo femminile, nel mondo della letteratura, del giornalismo, della cultura, ma anche proprio del ruolo che la donna ha nella crescita di questo paese. E quindi noi siamo molto contenti perché ci sono tante sfaccettature, tante immagini e anche alcune in contraddizione, in contrapposizione, ma questo è veramente una ricchezza per noi. Temi importanti, le donne, tutto quello che è, diciamo, la sfera femminile, concetti importanti, se ne parla a livello anche lavorativo per quanto riguarda ruoli importanti nella stampa che al momento non ci sono, spunti anche in ottica educativa per chi il giornalista lo vuole fare. Sono giornate che servono tantissimo alle ragazze e ai ragazzi della scuola di giornalismo di Urbino. Hanno l'occasione di entrare in contatto con esperienze professionali di alto livello, assumere informazioni, scambiare, parlare, domandare, informarsi. Serve a loro e constatano anche un'altra cosa, che in questi giorni, e non solo in questi, in un certo senso Urbino diventa il centro del mondo per la capacità che ha, grazie all'impegno degli organizzatori del festival, di attirare a Palazzo Ducale alcune tra le migliori penne e le migliori menti del giornalismo italiano.